Ciao a tutti, sono la Debbie. Buongiorno, come vedete stamattina è molto presto, mi sono appena svegliata, sono circa le 6 e purtroppo come ogni mattina quando mi sveglio molto presto ho gli occhi molto molto secchi, purtroppo da quando ho il Basedow e quindi molte volte mi metto gli occhiali antiriflesso, che tendono un po' a lasciare che l'occhio si svegli un attimo con più calma, devo dire, mi aiutano un attimo a farlo bruciare un pochettino meno. Grazie a Dio io soffro poco di esoftalmo, però comunque le borse ci sono, le occhiaie ci sono, la secchezza oculare c'è, quindi comunque un pochettino di fastidio me lo dà. Allora, ho deciso di fare questo video per spiegarvi un pochettino quello che io mangio in un giorno. Dico subito, non sono una nutrizionista, non sono seguita da una nutrizionista, semplicemente negli anni ho capito quello che mi fa stare bene, che tende a farmi stare un po' più in forma, che non mi gonfia e quindi oggi vado un po' a farvelo vedere. Quindi ora vi farò vedere la colazione e vi spiegherò cosa mangio a pranzo. Allora, innanzitutto volevo anche dire che questo video lo faccio anche perché mi sono resa conto che su YouTube si parla molto dell'alimentazione in ipotiroidismo e molto poco in quella dell'iper. Allora, perché? Secondo me perché in ipo c'è questa credenza che in ipo si è grassissimi e in iper magrissimi. Allora, io sono 8 anni che sono in iper, il mio TSH è soppresso da 8 anni. Beh, adesso sono in remissione, però comunque vi assicuro che a parte quando la malattia ha esordito, che ero uno stecchino, poi ho messo su 20 kg. Quindi a tutti voi che mi dite come mai sei così grassa se sei ipertiroidea, a parte un sonoro, vi voglio anche dire che belli miei, purtroppo col farmaco il metabolismo rallenta. E quindi si tende comunque a ingrassare. Se non si sta attenti, ovviamente, se si mantiene uno stile di vita sano, ovviamente si sta comunque in forma, quindi alimentazione corretta e tantissimo sport. Tra l'altro, io sono emiliana, quindi, per me è davvero dura tenere un'alimentazione corretta, soprattutto quando c'è stato il lockdown, perché a casa mia era peggio di stare a casa di un fornaio, pizze, focacce, panini, cose, ok. Quindi da lì in poi con mio marito ci siamo guardati, ci siamo detti forse è il caso di iniziare a mangiare sano. Quindi sono circa un paio di mesi che ho ricominciato a mangiare sano e vi dico che ho già perso diversi chili. Mangiare sano e molto allenamento. Cerco di camminare un'oretta quasi tutti i giorni quando riesco, se non riesco un giorno, amen. Ho iniziato a fare una disciplina che da anni volevo intraprendere, che mi piace tantissimo, che è lo yoga. Mi sta piacendo veramente tanto e mi aiuta veramente tanto a rilassarmi. Mi rilasso soprattutto mentre lo faccio, già da quando torno a casa ricomincio ad arrabbiarmi, ma comunque mi piace veramente tanto, mi ricarica tantissimo, quindi ve lo consiglio davvero tanto e mi piace davvero tanto camminare. Io non sono portata per la corsa, poi comunque la corsa crea un po' quei microtraumi che chi, diciamo, ha la cellulite. Camminate, camminate tantissimo, camminate veloce, camminate in salita, camminate come vi pare, fa veramente benissimo. Tornando a noi, allora, cosa mangio in un giorno? Oggi partiamo dalla colazione. Innanzitutto, abolite il caffè. Il caffè contiene caffeina, è una sostanza che comunque agita, a me agitava moltissimo. Una mattina ho bevuto 2 caffè, sono pure finita in ospedale pensando di avere un infarto. Invece, ragazzi, no, era un bel e buono attacco di panico causato dalla caffeina. L'ho dovuto assolutamente togliere. Io amo il caffè, però proprio mi dà questa agitazione che mi fa stare proprio male, cioè mi vengono proprio dei veri e propri attacchi di panico che tra l'altro mi durano anche per diverse ore, 2, 3, 4 ore. Quindi ho dovuto proprio eliminarlo dalla mia vita, neanche per sbaglio lo posso bere.
Mentre il tè, che io anche quello lo adoro, lo bevo ma non tutti i giorni, cerco di alternarlo comunque se oggi bevo, oggi ad esempio mi sono fatta il tè verde alla vaniglia, che mi piace molto, questo qui aromatizzato, se lo bevo oggi non lo bevrò domani, magari domani mi farò una tisana curcuma e zenzero, quella che più vi piace, perché tanto la tisana non ha calorie e bere tanta acqua, bere tanti liquidi vi fa solo che bene. Poi cosa vado a mangiare? Allora, io la mattina è una delle rare parti della giornata in cui introduco carboidrati semplici come il pane, quindi mi faccio il panino tostato. Stamattina me ne sono fatte 3 fette di quello in cassetta, però a volte me ne faccio 2, dipende quanta fame ho, dipende poi cosa vado a mangiare a pranzo. E quindi pane tostato, che è più digeribile. Poi, prima mangiavo lo yogurt, ma ho scoperto che le ricottine, si vedono, le ricottine senza lattosio, perché anche il lattosio io ho dovuto completamente toglierlo perché mi dava un sacco di problemi gastrointestinali e mi gonfiava veramente tanto, arrivavo a sera con una pancia da gravida all'ottavo mese, e prendo queste belle ricottine senza lattosio, di qualsiasi marca, io mi trovo molto bene con quelle dell'Eurospin perché hanno proprio le stesse calorie di uno yogurt. Quindi pane, stendo su un bel velo di ricottina che io adoro, e poi marmellata. Non esagero, la marmellata a me piace molto farmela in casa. Ieri mi sono fatta questa marmellatina qua che mi piace tanto. Questa qua è pesca con una spolverata di zenzero, perché quelle che mi faccio in casa io sono molto meno zuccherine, io uso il fruit pack, quello 3 a 1, quindi ci sono solo 350 grammi di zucchero per chilo di frutta, quindi molto meno caloriche, e poi perché a me piace molto sperimentare le marmellate, cioè a me la solita marmellata mi stanca, quindi mi piace un po' sperimentare. Quindi colazione, una bella tisana o un tè, pane tostato e ricotta stamattina con la marmellatina. E questa è la mia colazione. Poi più tardi comunque farò lo spuntino, fondamentale, i 2 spuntini di metà mattina e metà pomeriggio. Quelli mangio le cose più svariate, dalla frutta secca, dalla barretta, dal pezzetto di parmigiano. A volte il pomeriggio mangio una galletta con 50 grammi di bresaola o di affettato di pollo tacchino, che sono veramente con pochissimi grassi e molto bene le proteine, perché cerco comunque di introdurre molte proteine nella mia dieta. Non è una dieta chetogenica, perché la dieta chetogenica rischierebbe di compromettere un po' il fegato e i reni, nel nostro caso, che comunque sono già molto compromessi dai farmaci che prendiamo dal metimazolo, e quindi non è proprio una dieta chetogenica, è semplicemente uno stile di vita corretto, uno stile di alimentazione sana. Quindi questa è la mia colazione. Lo spuntino oggi potrei portarmi una barretta, oppure magari mi porto la mela, che la mela mi sazia sempre. Ho anche a casa delle banane, magari una banana. Ma sì, magari mi porto quella perché oggi sto a lavoro tutto il giorno e quindi devo un po' saziarmi e anche un po' addolcirmi. A pranzo, io a pranzo in questi ultimi 2 mesi devo dirvi che prendo i tanto demonizzati beveroni, gli shake, quelli sostitutivi del pasto. Voi mi direte: oddio, no, non fanno bene. Beh, non fanno bene. Io cerco di prendere quelli più controllati in assoluto, che ovviamente non contengano sostanze che possono dar fastidio, come la caffeina, come le alghe, perché le alghe sono molto iodate, perché lo iodio per noi è un altro alimento che va introdotto quasi zero, pochissimo, e che non abbiano dentro schifezze, come ad esempio alcuni possono contenere la tiroxina, che è un ormone tiroideo che appunto è quello che proprio noi dobbiamo andare a bloccare.
Prendo lo shake perché mi sazia, perché io ho molta difficoltà nella digestione e avendo una pausa breve poi rischierei di non digerire e stare male come un cane tutto il giorno. Quindi ho ovviato un po' con questa soluzione qua. Poi mi mangio un bel frutto e io fino alle 3, 3 e mezza arrivo che sono un fiore. Dopodiché inizio a avere le allucinazioni alimentari, una fame pazzesca ed ecco che entra in gioco lo spuntino delle 4. Fondamentale, se non faccio lo spuntino delle 4, azzanno le clienti. Quindi spuntino. Per quanto riguarda la cena, stasera penso che mi mangerò una caprese, sempre con la mozzarella senza lattosio, magari una bella fettina di pane, ma proprio una, e una bella insalata di pomodori. Anche i pomodori non posso eccedere più di tanto perché sono un po' acidini, però comunque ogni tanto, ragazzi, fa bene. Premetto che a cena io non peso niente perché, ripeto, non sono a dieta, non sono una nutrizionista, ma comunque cerco di darmi una regolata, nel senso se mi mangio la mozzarella, mi mangio una mozzarella, se mi mangio il pollo, me ne mangio anche 200 grammi, anche di pesce, 250. Insomma, se in vendita il trancio di salmone è 250 grammi, me lo magno, cioè non sto lì a dire oh mamma mia, no, ne devo mangiare 130. No, anche perché io facendo molto movimento, vi assicuro che non è quello che vi farà vi farà aumentare di peso. Quindi a volte a cena appunto mi mangio il salmone, il pollo, mangio poca carne rossa, ho eliminato tutti gli insaccati appunto tranne la bresaola e gli affettati quelli lì di pollo tacchino, perché comunque gli insaccati oltre ad essere molto grassi sono molto molto salati e noi il sale non fa bene. Cerco di mangiare solo una fettina di pane perché il glutine per noi la sera non va tanto bene. Sentivo ieri da un medico che comunque anche il glutine tende a far incamerare più iodio alla nostra tiroide, quindi insomma, poi comunque il glutine è sempre meglio evitarlo a cena. Cioè sì, mangiatelo perché ci vuole anche il carboidrato, ma magari optate per carboidrati differenti che non siano il pane. Detto questo, questa più o meno è la mia routine. Ecco, molto bene, i cavoli, i broccoli, tutti quelli che se non sbaglio fanno parte delle crocifere. Se è sbagliato, scrivetemelo nei commenti sotto, insultatemi pure, perché sono alimenti che fanno molto bene perché appunto limitano l'assorbimento della tiroide, dello iodio da parte della tiroide. Quelli, vabbè, sono più invernali, comunque fanno molto bene, tra l'altro sono degli ottimi antitumorali, quindi sia cavolo, verza, broccolo e tutto, comunque le verdure in generale. E quindi diciamo che questa più o meno è la mia routine, colazione bella, bella pienotta, lo shake a pranzo, gli spuntini e a cena sempre o carne o pesce o anche la mozzarella a volte, non sempre, o la frittata e sempre con le verdure in quantità, mangiatene quante ne volete, cercate sempre se le fate cuocere o comunque se le condite di mettere pochissimo olio, però in quantità, ripeto, non sto lì a pesare la roba perché appunto non sono a dieta, non sono una nutrizionista, semplicemente valuto. Se poi il giorno dopo mi sveglio che sono gonfia come un tacchino, ovviamente dirò, forse ieri ho esagerato, magari la prossima volta mangio un pochettino di meno. Cerco di ascoltare molto il mio corpo. Altra cosa che faccio in questo periodo, perché l'estate lavoro di più, sto molto in piedi, mi piace assumere degli integratori per la circolazione. Quindi in questo periodo sto assumendo la bromelina, che è un diuretico naturale perché è estratto dall'ananas, e la centella asiatica, che fa veramente benissimo al sistema venoso.
Ripeto, non prendete delle alghe, perché comunque le alghe contengono tantissimo iodio e a noi non fa assolutamente bene. E niente a base di caffeina, perché comunque caffeina e iodio proprio non si può fare. E niente, più o meno penso di avervi detto tutto. Adesso vado a fare la colazione perché io la mattina ho una fame pazzesca. E, se vi è piaciuto il mio video, iscrivetevi al mio canale e mettetemi un like, così si fa, così mettetemi un like, iscrivetevi. Vi ringrazio tutti quelli che hanno guardato il mio video precedente, mi ha fatto davvero tanto piacere e vi auguro una buona giornata dalla Debbie. Ciao!